Ma innanzitutto credo che questa assemblea sia importante e il modo anche come è stata aperta ci permette, io credo, di discutere assieme, di fare una riflessione. Perché se un anno fa siamo partiti da Pomigliano, noi oggi siamo di fronte a un atto che non ha precedenti. Il governo, con il consenso della Confindustria, ha fatto una legge, questo famoso articolo 8. Io vorrei partire da qui perché secondo me non possiamo correre il rischio di sottovalutare la gravità di questo provvedimento di legge. Non era mai successo nella storia del nostro paese, dal dopoguerra ad oggi, da quando c'è la Costituzione, che si facesse una legge che dice che nei luoghi di lavoro si possono fare intese che cancellano qualsiasi contratto, qualsiasi legge, qualsiasi cosa. Se uno fa degli esempi, può succedere che si dica che si lavora 60 ore la settimana, può succedere che due persone che fanno lo stesso lavoro non hanno gli stessi diritti. Siamo cioè di fronte al fatto che per la prima volta si dice in esplicito che il diritto per il lavoro, i contratti nazionali, sono carta straccia, non ci sono più. E vorrei ricordare che questa legge c'è perché la FIAT l'ha chiesta. Se non l'avesse chiesta la FIAT, tra l'altro condannata in tribunale per comportamento antisindacale perché esiste lo statuto dei lavoratori, noi siamo di fronte ad una legge che dice che si può cancellare lo statuto dei lavoratori. Siamo cioè di fronte a un atto che ha una gravità e una regressione che non ha precedenti. Ed è evidente che il tentativo è usare proprio la crisi da cui qui si sta discutendo come si fa ad uscire anche in modo alternativo. È chiaro che l'uso della crisi è esplicito, e cioè di fronte alle difficoltà, e ognuno di voi credo le viva, quando perdi il posto di lavoro, quando sei precario, quando sei sotto ricatto, sei più debole, è evidente che il tentativo è usare la crisi, perché quando sarà finita o comunque si uscirà da questa fase, tu non hai più alcun diritto e non hai neanche la possibilità di poter agire ripartendo da una situazione. E questo elemento, badate, che è grave perché produce una balcanizzazione, apre ad una competizione tra persone, apre ad una competizione tra diritti, questo è l'elemento di fondo. E badate che non esiste, e lo voglio prendere sul serio, nessuna possibilità di costruire un'alternativa se le persone non hanno il diritto collettivamente di organizzarsi e di poter provare a trasformare la situazione. Questo è il punto di fondo. Siamo noi a un attacco alla democrazia formale e sostanziale di questo paese che non ha precedenti. Io lo dico con molta nettezza, penso che questo è un punto discriminante, a me me la possono raccontare come vogliono, io sono d'accordo che se ce la facciamo bisogna mandare via Berlusconi al più presto, però deve essere chiaro che qualsiasi governo o cancella l'articolo 8 o sta raccontando del fatto. Importante non escludere niente, e io insisto perché ci credo, penso che se questa legge non viene cambiata, se la Corte Costituzionale interpellata non sarà sufficiente, ecco, io penso che come è avvenuto nei referendum di qualche mese fa, io penso che non bisogna escludere che per difendere il lavoro e i diritti sia necessario arrivare anche alla raccolta di firme per fare un referendum che cancella. E consentitemi, penso che dovremmo davvero rilanciare. Noi, lo ricordava Raffarelli, il 16 di ottobre, un anno fa, quando abbiamo fatto quella manifestazione che è andata davvero oltre ogni aspettativa, ha aperto una fase nuova perché ci siamo ascoltati, abbiamo parlato, si è ricostruito un rapporto tra soggetti e persone che da tempo non si parlavano e se si parlavano non si capivano.
corretto filosoficamente dire questa cosa, può anche essere vero, però io penso che mai come adesso il problema è fare e far tornare davvero il lavoro un bene comune, perché penso che sia il punto di fondo da cui partire. Se noi vogliamo pensare di costruire un'alternativa alla crisi, consentitemi, non possiamo curare la febbre. Noi dobbiamo intervenire sulle ragioni che hanno prodotto la malattia. E quello che ha prodotto la malattia è proprio la svalorizzazione del lavoro, la precarietà, la redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora ed un potere della finanza che non ha precedenti. E badate che combattere il potere della finanza vuol dire ridare un potere alla politica che oggi non ha. Perché fatevi questa semplice domanda: chi è oggi che decide cosa si investe, dove si investe, quali prodotti si fanno? Chi è che lo decide? Sono i governi? Sono gli stati? Sono le nazioni? O non siamo invece di fronte al fatto che le grandi multinazionali, i grandi centri finanziari, le grandi banche hanno un potere che non c'è mai stato? Mi permetto di dire che la concentrazione di potere privato che si è determinata nel mondo oggi secondo me non ha precedenti, e il problema della democrazia oggi è un punto decisivo per mettere in discussione questo elemento, perché se io voglio costruire anche dal basso un nuovo modo di lavorare, se voglio costruire dal basso una nuova sostenibilità ambientale del vivere, delle produzioni, devo avere la possibilità di agire, di avere degli spazi. Fatemela dire così: se io voglio fare dei prodotti che siano ambientalmente sostenibili, e cioè che non inquinino, guardate che c'è da cambiare tutto, non solo come si lavora in fabbrica, ma anche come si studia nelle università, anche come quale rapporto c'è tra le istituzioni. Se tu vuoi affrontare davvero questo problema, non patti sociali del cavolo o manifesti dell'Italia per tagliare le pensioni, ma se si vuole davvero ricostruire un punto, tu devi mettere attorno allo stesso tavolo le regioni, i comuni, le università, i lavoratori, i sindacati e le imprese, e allora dalla base devi ripartire. Ma ci vuole un punto, che il lavoro dei diritti, e che il lavoro rimane l'elemento che permette alle persone di potersi realizzare, di sviluppare la propria libertà e quindi di utilizzare l'intelligenza che hanno per fare anche delle cose diverse. Questo è il punto. Noi ieri abbiamo a Cervia, i delegati della FIOM hanno approvato una piattaforma, come si dice nel nostro gergo, per riconquistare il contratto nazionale. Una serie di richieste che facciamo alle nostre controparti, alla Confindustria, alle cooperative, per ritornare ad avere un contratto che oggi non c'è più perché è stato cancellato con le leggi o con gli accordi separati. Io la cosa che vorrei dirvi, nel rispetto delle posizioni di ognuno di noi, nel massimo rispetto, diciamo così, di quello che ognuno di noi rappresenta, nella nostra testa, nel varare questa piattaforma, è rimasto impresso anche il 16 di ottobre. Noi vorremmo che, così come le vicende della FIA hanno assunto una dimensione che è stata capace di parlare a più persone, di rimetterci assieme, di provare a capire come si può cambiare questa situazione, per noi sarebbe molto importante che anche la battaglia e la lotta dei lavoratori per riconquistare un loro contratto non fosse una cosa solo dei lavoratori metalmeccanici, fosse in grado di essere una cosa generale. Noi abbiamo fatto due o tre richieste lì dentro che tentano di affrontare anche in modo nuovo questo problema. Io ne dico una: il contratto nazionale o è tale che dà dei diritti uguali a qualsiasi persona, sia che lavori in un'azienda di 5 dipendenti, sia che lavori in uno di 1000, o altrimenti non c'è. Quindi la derogabilità dei contratti e delle leggi è una follia da cancellare e va riconosciuta. E dall'altra parte, oggi noi in fabbrica non abbiamo il diritto riconosciuto di poter discutere le scelte che fa un'impresa, quali prodotti fa, che innovazioni mette. E noi abbiamo avanzato una richiesta di poter essere preventivamente coinvolti. Le lavoratrici e i lavoratori devono essere messi nelle condizioni, se si vuole fare un accordo e un patto sociale vero, che quando decidi che investimenti fai, come organizzi il lavoro, come ristrutturi la fabbrica, non che tu impresa decidi e io devo aderire a quello che hai deciso tu, ma metti nella condizione le persone che lavorano di conoscere, di esprimere dei pareri, di contrattare, di ricercare delle soluzioni. Poi si possono trovare o no, e se non si trovano ognuno è libero di fare quello che vuole, ma questo è un punto di fondo. E sapete perché non è mai stato possibile? Diciamolo in italiano:
perché una cosa di questo genere vuol dire che le imprese debbono rinunciare al potere che hanno di fare quello che gli pare, e da questo punto di vista ottenere un diritto di questo genere vuol dire che c'è un diritto ed un potere in più per chi lavora di affrontare i tempi. Lo dico, vi faccio un esempio, io lo so, ridurre le spese militari contro la guerra, io sono assolutamente d'accordo, ma io sono anche il segretario di un sindacato che è fatto di tanti lavoratori che per vivere costruiscono delle armi, e se io voglio il consenso di quelle persone lì per provare a cambiare il loro prodotto, devo essere in grado di dargli una prospettiva concreta che un altro lavoro c'è, se no non saranno mai con me, mi considereranno un pacifista ma un comando che non difende i suoi interessi, per fare un esempio. E la stessa cosa può valere per tante altre cose se vogliamo cambiare il modo, ma questo è un elemento di diritto. E poi c'è un altro punto, che è la precarietà. Uno degli elementi peggiori di questi vent'anni è la precarietà, e non giriamoci attorno. Sì, si può cancellare la legge 30, si possono fare cose, ma dobbiamo cogliere il senso. C'è una precarietà così in giro per il mondo e ci sono bassi salari perché il modello capitalistico che si è affermato in questi anni di sviluppo è stato fondato sulla riduzione dei salari e dei diritti. Quando tu puoi mettere in competizione 1,5 miliardi di persone che non hanno diritti con 500 milioni che ne hanno, sei di fronte ad una novità che non ha precedenti, e se anziché alzare i diritti dove non ci sono tu li togli dove già ci sono, il mondo non cambierà mai, andrà verso una diseguaglianza sempre più alta. Allora anche noi ci dobbiamo porre il problema. Io vedo, entro nelle aziende metalmeccaniche e io mi trovo che sotto lo stesso tetto ci sono lavoratori con diritti diversi: la cooperativa, l'appalto, il subappalto, diversi contratti, diverse forme di lavoro. Allora noi abbiamo fatto 3 richieste che sarà difficile portare a casa, ma dobbiamo farla diventare: introdurre il principio che qualsiasi rapporto di lavoro c'è, a parità di lavoro ci deve essere parità di retribuzione totale e salariale. E poi vogliamo anche dire che ci sia un altro momento, e cioè, se uno va a vedere, non solo i lavoratori precari sono più ricattabili e licenziabili e al limite non hanno neanche gli ammortizzatori sociali che hanno gli altri, ma ci sono diversi studi che dicono una cosa molto precisa, che costano anche molto meno alle imprese. Un lavoratore che è precario, se fai il confronto, nell'arco di un anno prende anche il 20 o 25% in meno di quello che prende un altro lavoratore, pur se lavora tutto l'anno. Allora abbiamo fatto anche questa richiesta. Noi chiediamo che un lavoratore precario che venga assunto in azienda, alla fine del periodo che lui avrà, deve avere però il mese che ha lavorato un 25% aggiuntivo di quello che lui ha percepito in quel mese. E lo diciamo non in alternativa alla stabilizzazione del lavoro, perché noi vogliamo che si definiscono anche dei percorsi che portino alla certezza dell'assunzione e che migliorano norme contrattuali, ma questo io credo sia un punto. Io lo dico, non vengo qui a raccontare che queste cose si porteranno facilmente a casa, perché non so neanche se la Confindustria mi darà un tavolo per poter trattare queste richieste. Ma penso, per questo dico che dobbiamo far diventare quella lotta, quella battaglia, almeno questa è la nostra volontà, non solo una cosa dei lavoratori metalmeccanici, ma che possa essere un elemento che parla d'insieme, perché badate, se vogliamo ricostruire un'alternativa, se vogliamo davvero cambiare questo paese, fatemela dire in un gergo sindacale, noi abbiamo bisogno di riunificare tutto quello che in questi anni è stato diviso, perché l'elemento di forza del governo, della sicurezza, è stato proprio questa rottura mentale. E se ce la vogliamo dire tra di noi, non è che le nostre relazioni possano essere solo, diciamo così, di vicinanza o di simpatia politica e poi ognuno continua a fare quello che vuole. O si ricostruisce anche una pratica sociale, ognuno per quello che fa, senza sostituire il mestiere di nessuno, ma o si ricostruisce una pratica di questo genere, una coerenza, che ognuno di noi prova a fare quello che dice e non a raccontarlo, poi si vedrà insieme se si riesce a farlo. Guarda, che non abbiamo parlato di questo. E nel resto io credo che il problema è la vita. E solo questo è il punto che vediamo in campo, e lo facciamo con una pratica democratica. La porteremo nelle fabbriche, la faremo votare alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici, e se necessario la affronteremo. E anticipo che molto probabilmente nel mese di ottobre, tra le tante manifestazioni che già ci sono, anche la FIO parteciperà alla manifestazione del 15, proprio per portare queste ragioni.
parteciperemo per dire che noi siamo lì per difendere il contratto, la democrazia, per portare il nostro punto di vista senza voler mettere il cappello a nessuno, ma parimenti con gli altri, ma difendendo questa specificità che ci riguarda. E poi dico un'altra cosa e la concludo. Dovremo fare una riunione con tutti i delegati della FIAT, perché lì la situazione è grave. Forse nessuno lo sa, ma badate che non solo Termini Imerese e l'Irisbus, dove fanno gli autobus a fine anno, rischiano di essere chiuse, e stiamo parlando tra diretti e in loco di più di 5.000 posti di lavoro, tra l'altro al sud, ad Avellino e a Palermo, ma anche laddove la Fiat è aperta aumenta la cassa integrazione, investimenti non se ne vedono, e guarda caso, siccome la Fion non ha firmato mai quegli accordi del cavolo che altri hanno firmato, i delegati della Fion, dove ci sono, non hanno più i diritti di prima, non hanno le ore di permesso, e la Fiat ha già detto che all'inizio del 1 gennaio 2012 intende, nonostante la legge che gli hanno fatto, anzi grazie alla legge che gli hanno fatto, dire che lei non applicherà definitivamente più nessun contratto e a quel punto lì non riconoscerà più alcun diritto ai lavoratori metalmeccanici che vogliono aderire alla FIOM. Vuol dire che non farà neanche le trattenute del sindacato. Noi viviamo non per soldi pubblici. Lo stipendio che prendo io e le attività che fa la FIOM sono pagate dalle persone che lavorando in fabbrica scelgono di versare l'1% del proprio stipendio. E la FIAT vuole mettere in discussione anche questo elemento, non so se è chiaro come punto. Quindi sei di fronte a un tentativo esplicito. Noi discuteremo con i delegati perché sono di fronte a una situazione drammatica, difficile, e pensiamo che molto probabilmente nel mese di ottobre, stiamo decidendo quale sarà la giornata, di arrivare anche a uno sciopero generale dei lavoratori del gruppo FIAT e dell'indotto di una manifestazione a Roma. E abbiamo bisogno a quel punto lì che quei lavoratori non siano lasciati soli. È già successo, no, questa cosa? E davvero su questo punto concludo, non voglio fare io politica, ma c'è un punto che vuole essere chiaro. Quando a Pomigliano c'è stato il referendum, o quando a Mirafiori c'è stato il referendum, una cosa che a me mi ha fatto bollire il sangue è quando molti esperti politici sono intervenuti addirittura per dire che cosa avrebbero dovuto votare quei lavoratori. Non, a me questa cosa mi ha proprio fatto girare le scatole, come si direbbe, ma non perché non sia giusto che chiunque possa dire quello che pensa, tanto più un esponente politico, ma perché tu non puoi non ricordarti, non riconoscere che quel lavoratore lì è sotto ricatto, che non può dire quello che pensa perché gli chiudono la fabbrica, e tu non puoi trasferire su di lui la responsabilità se può lavorare ancora o se non può lavorare. E da questo punto di vista quello che è mancato in questo anno è proprio la politica. Quella che è stata assente è questa, perché se un noto esponente politico a Torino dopo il referendum, di cui non faccio il nome, ma è abbastanza importante, no, è un altro, ma non è questo il punto, arriva a dire che di fronte al voto che c'è stato lui ringrazia quelli che hanno detto sì e quelli che hanno detto no. Azzo, che posizione politica che abbiamo. Ti rendete conto che c'è un problema? Ti rendete conto che siamo di fronte al fatto che non può scoprire dopo che c'è una distanza tra chi lavora e la politica, perché se chi fa politica e le forze non riprendono la rappresentanza di chi lavora e a parlare degli interessi delle persone, dei bisogni che le persone hanno, è evidente che c'è una lontananza, e qui c'è un punto, e lo dico brutalmente, per costruire un'alternativa bisogna anche affrontare un no. Le elezioni amministrative, qui c'è un'esperienza, poi racconterà lui, se hanno prodotto un cambiamento, come è stato con il referendum, che se si è raggiunto il quorum non è solo grazie ai partiti, ma è grazie al movimento che c'è stato nel Paese. Qui c'è una domanda nuova, c'è una domanda di democrazia, di partecipazione, che parte della politica, riguarda anche il sindacato, e deve superare le sue burocrazie e le sue contraddizioni. Ma è indubbio che oggi c'è un punto, che la domanda di democrazia che c'è, che viene dal Paese, oggi per come è strutturata la politica non è in grado di dare una risposta a questa domanda, e questo è un punto decisivo per la costruzione anche di un'alternativa e di un cambiamento che rimette al centro il lavoro. E se la nostra discussione tra soggetti diversi, tra organizzazioni diverse che provano a porsi il problema di come mandare via Berlusconi, ma allo stesso tempo di cambiare il quadro, io credo che sia importante che queste iniziative mettano al centro di nuovo il lavoro, e la dico così.
perché da quel poco che ho capito, se un lavoratore è precario con un governo di centrodestra, ma è precario anche con un governo di centrosinistra, per lui non cambia nulla. E se io pago le tasse, solo io le tasse no, non si cambia nel nome di un interesse generale di qualcuno. Secondo me sono queste piccole cose. Allora io non vorrei, lo dico brutalmente, 250 pagine di programma, no, mi accontenterei di 5 o 6 cose precise che però affrontano i nodi che oggi sono al pettine. Tu vuoi recuperare i soldi per uscire da questa crisi? Li devi prendere dove sono, devi fare la patrimoniale, devi taccare le rendite, devi fare una decisione europea che ti chiede un intervento. Non come dice la Marcia Gaglia ieri, fare le liberalizzazioni, non come dice la Marcia Gaglia ieri, fare le pensioni. Lei fa il manifesto per l'Italia e a pagare siamo noi. È semplice, eh? Io gli chiederei un manifesto per l'Italia dove anche lei cominci a pagare le tasse in Italia, invece di avere i centri delle sue aziende fuori dal paese. Questo è semplice, questo vuol dire ritornare ad avere un elemento. E noi pensiamo ieri, ed è un risultato importante, non scontato, il fatto che la piattaforma che l'Assemblea Nazionale di Delegati e Delegate Metalmeccanici della FIOM ha votato è stata approvata come un contrario e 7 astenuti, quasi all'unanimità, con l'unità della FIOM. E nonostante che esistano, come noto, anche punti di vista diversi tra noi e la CGIL, che è la nostra casa e il nostro sindacato, quella piattaforma ha il consenso anche della nostra Confederazione. Io credo che sia un fatto importantissimo, perché l'elemento che ci permette di far diventare questa una cosa che provi davvero a costruire un cambiamento in questo paese. È difficile, è dura, se non ci vogliamo raccontare delle balle non sappiamo come può andare a finire, però credo che questa volta sia davvero il momento di osare. Ci sono dei momenti in cui bisogna avere il coraggio di provare a fare delle cose che non sai come va a finire, ma sei sicuro che se non le fai hai già perso. E questo